smistamento in altri istituti, doppi turni e didattica a distanza. E il rischio che non vogliono correre gli studenti dello storico liceo Cirillo di Aversa, la cui sede di via Corcioni, dal prossimo settembre e fino al marzo 2026, sarà chiusa per consentire i lavori di ammodernamento finanziati dal PNRR per oltre 3 milioni di euro. Ad oggi non è chiara la soluzione che l'ente di competenza, la provincia di Caserta, intende adottare per gli oltre 1000 studenti dell'istituto superiore, che sfidando anche la pioggia, hanno deciso di manifestare in piazza Municipio. Noi siamo favorevoli a questi lavori perché sarebbero un passo importante per la nostra scuola, che non subisce modifiche, che non subisce lavori da un sacco di tempo e la struttura è anche particolarmente vecchia. Il problema è che noi ad oggi, siamo ad aprile, sono passati 3 mesi dalla prima notifica, non sappiamo ancora quale sarà il nostro destino all'inizio del prossimo anno scolastico. Le ipotesi sono le più disparate e sono le peggiori, si parla di doppi turni, si parla di DAD, la comunità scolastica non è pronta ad affrontare un travaglio del genere, perché l'istruzione riteniamo che non sia questa. Noi abbiamo un diritto allo studio e questo diritto allo studio ci deve essere garantito nelle forme migliori. È per questo che oggi siamo scesi in piazza, perché la comunità ha bisogno di risposte. Abbiamo provato ad interfacciarci diverse volte con l'ente provinciale senza mai ricevere risposta. Allora forse con questo grido, con questa mobilitazione, riusciremo a ricevere una risposta e un tavolo di mobilitazione, che è quello che chiediamo. Una soluzione che possa garantire a noi studenti di rientrare a settembre con una soluzione pratica e dignitosa. Una trattativa tra la provincia e la comunità del Cirillo in realtà era cominciata. La scuola aveva proposto il fitto di alcune strutture, ma come spiegano gli studenti, il tavolo è stato improvvisamente abbandonato dall'ente provinciale, poiché non disponibile a sostenere le relative spese. Da qui l'appello al presidente della provincia, Giorgio Maiocca. Le alternative possono essere diverse, sicuramente tra queste non ci sono i doppi turni e soprattutto non c'è lo smistamento in tante scuole diverse. Dobbiamo vivere la nostra scuola e l'unico modo per istruirci, per educarci è quello di stare insieme. Le nostre proposte sono diverse e sono tutte contro i doppi turni. C'è la proposta sicuramente quella più plausibile, per cui noi potremmo prendere in affitto altri istituti, solo che la provincia sfortunatamente non vuole mettere in atto questa soluzione proprio perché non ha una disponibilità economica, o forse loro non vogliono mettere in disponibilità questi soldi adatti inoltre anche ad avere un'altra struttura. Le strutture che ha proposto il nostro preside della provincia erano l'ex Kids o anche altre strutture nuove, però ha ricevuto in primis una risposta positiva dalla provincia, che ha continuato questa trattativa, ma di punto in bianco, appena ha capito che c'era un qualcosa di economico da dover dare all'ente, alla provincia, si è tirata indietro, ritornando sui suoi passi, lasciandoci allo sbaraglio e lasciandoci in una situazione in cui noi non possiamo vivere, non possiamo vivere la scuola. Quindi noi chiediamo alla provincia e al dottor Maiocca di poter ricominciare le trattative, di poterci effettivamente dare delle strutture che possano permetterci di andare a scuola nel migliore dei modi possibili.